Allora, Canosu dal 1876, tre generazioni di viticoltori, siamo sempre nel territorio del Soave. Quali novità Alvin Italy e due cenni storici sull'azienda? Beh, novità Alvin Italy, quest'anno abbiamo deciso di portare per la prima volta un passito di Garganega, che è un vino che viene pigiato circa verso la fine di gennaio, un'uva che viene fatta appassire fino alla fine di gennaio in fruttai completamente aperti, quindi con appassimento naturale. Viene lasciato solo fermentare in acciaio con i crismi di quello che era proprio il famoso vin santo di Brugnoligo di una volta, quindi non c'è aggiunta di lieviti selezionati, quindi lieviti autoctoni, rimane sui lieviti per circa 8-9 mesi dopo la fermentazione e ci mette circa un anno a fermentare definitivamente. Poi un'altra novità che abbiamo deciso di portare quest'anno è il Boschetti, che è un Soave classico, un po' particolare, una surmaturazione di Garganega e Trebbiano di Soave. Viene raccolta verso la fine di ottobre, anche i primi di novembre, tempo permettendo ovviamente. Viene fatta un'iperossigenazione del mosto, quindi un abbattimento delle sostanze ossidative, una macerazione di circa 12 ore nelle bucce rimanendo impressa, quindi dalla sera alla mattina, e poi la fermentazione canonica su botti di acciaio, e una parte, finita la fermentazione, va lasciata riposare sui lieviti in botti di rovere per circa 8-9 mesi. Poi viene fatto il blend dei due prodotti dell'acciaio e rovere e viene lasciato in bottiglia per altri 6-7 mesi per l'affinamento finale, insomma.